Il problema qui è che il debito è una matematica abbastanza semplice ed è sostenibile se c'è un tasso di crescita sufficientemente elevato a compensare l'aumento degli interessi. Questo tasso di crescita arriva un po' con gli investimenti pubblici e il PNRR ci dà i soldi per finanziarli e molto con le riforme. È Noi un po' con un abbiamo. tasso di interesse basso. È un tasso di interesse basso, sì. Abbiamo visto che tre quarti delle cose che dicevano, Dobbiamo non voglio fare una chiudere? polemica ad persona, ma diciamo Brancaccio e i simil Brancaccio, cioè che questa Europa era Sì. incompatibile con politiche espansive, erano sbagliate perché a parità di trattati abbiamo fatto cose diverse. Adesso si tratta di mettere le basi per una crescita sostenibile, Spero che che non nei vuol dire simil però Brancaccio lei farlo. non includa Olivier Blanchard, con Ma il anche quale ho Olivier avuto Blanchard, modo di tante discutere cose. e che ha Allora. molto concordato con È alcuni miei punti. interessantissimo e anche per Grazie. certi versi Sì. divertente, soprattutto per gli addetti ai lavori. Però si Sì, che parte non da credo Olivier che possa Blanchard, la prossima essere volta che ci si vede si rarissimo. parte da lì, assolutamente. Io l'ultima volta che l'ho sentito nominare era un libro di testo. Prego, senatore, Blanchard. abbiamo proprio finito il tempo, ma ci mancherebbe, prego. Blanchard di quale stagione? Ah, certo, Vabbè, perché ha è come ragione, Picasso perché a ho tutte le cambiato stagioni. idea. Assolutamente vero. Bravo. Grazie davvero. Però giustamente in regia mi dicono che il tempo è finito. Grazie al senatore Mario Monti, grazie al direttore Stefano Feltri, grazie all'economista Emiliano Brancaccio, grazie a tutti voi. Linea al TG, ci vediamo domani.